Ed eccoci tornati in studio per continuare a parlare di libri in questo appuntamento con Bookmania del sabato mattina. E ci tengo particolarmente a segnalarvi un romanzo uscito da pochissimo, proprio il 5 di maggio, quindi da pochi giorni, che ho già avuto il piacere e la possibilità di leggere in anteprima. Lo vedete qui alla vostra destra del teleschermo, alla mia sinistra, che è Campari a colazione di Sarah Crowe, pubblicato per l'Italia dalla Harlequin Mondadori. Vi faccio vedere anche il retro della copertina perché è davvero molto divertente e curioso, soprattutto con questi colori così sgargianti. Sarah Crowe la conoscerete sicuramente più per il nome, probabilmente, che non come scrittrice, perché è stata protagonista di diversi film, per cui è un'attrice conosciuta. E questo è il suo primo curioso romanzo. Un romanzo molto particolare, innanzitutto perché si svolge nel 1987. La protagonista è Sue Bowl, una ragazza di 17 anni. Cosa succede? Questa ragazza improvvisamente rimane senza la madre per un incidente, muore e si trova a dover affrontare tutta una serie di problematiche sul suo futuro. Fondamentalmente è ancora una ragazzina. Però cosa succede? Decide di non stare con il padre, che nel frattempo ha deciso di stare con una orribile mangiatrice di uomini dal nome Ivana, ma decide di andare a stare dalla sorella della madre, che si chiama Zia Coral, è quella che vedete nel retro della copertina che vi abbiamo fatto inquadrare poco tempo fa. E Zia Coral è una donna di una certa età che ha delle peculiarità sue. Adora fare shopping e per questo è un po' squattrinata. Vive in una grande magione che si chiama Green Place, un'enorme villa con giardino, insieme a un numero sempre crescente di personaggi eccentrici e un po' strampalati, ma decisamente molto divertenti. La ragazza Sue è un tipo molto particolare, un po' ingenuo da un lato, molto appassionata dall'altro. Ha deciso di fare la scrittrice nella sua vita e quindi si sta esercitando. La zia decide di assecondarla in questa sua passione, nonostante la ragazza sia ancora un po' indietro a livello di maturazione stilistica, giustamente, come scrittrice, tant'è che nel romanzo vedrete che la ragazza commette proprio degli errori anche di ortografia che noi leggeremo scritti. E quindi la zia decide addirittura di fondare una sorta di club per aspiranti scrittori, la cui unica, diciamo così, iscritta veramente interessata a diventare una scrittrice è proprio la nipote, ovvero Sue. È un romanzo che sembra frivolo se raccontato così, in realtà tratta dei temi davvero molto spinosi, molto tragici, come quello della morte di un genitore, come quello di riprendere in mano la propria vita, decidere del proprio futuro, come viverla, con chi viverla e soprattutto quale futuro decidere per sé, soprattutto se visto da un punto di vista di una ragazza giovane, appunto come Sue. Il romanzo è un modo di conoscere i personaggi principali attraverso la loro voce, quella appunto di Sue, quella di Zia Coral, e attraverso quello che viene definito lo zibaldone. È una sorta di diario storico nel quale vengono raccolti pensieri, vengono raccolte poesie, racconti, ma anche articoli di giornale, fotografie, qualsiasi cosa possa raccontare la storia di una persona, con un parallelismo tra l'attualità in cui vive Sue, quindi quella del 1987, e il passato di Zia Coral quando aveva all'incirca la sua età. Un romanzo davvero particolare, un romanzo di formazione che appunto ha questo doppio significato tra l'allegria di queste scene anche divertenti, particolari, questi personaggi a volte un po' surreali e sempre divertenti, con la drammaticità.
tragicità di fatti accaduti alla vita, però fondamentalmente sappiamo che il modo migliore per affrontare la tragedia è comunque con un sorriso sul viso ed entrambi gli argomenti sono trattati in maniera delicata e interessante. La zia è uno dei personaggi di cui sono senz'altro certa che vi innamorerete, ma non è l'unica, e aiuterà la nipote a scendere a patti con quello che è successo, a crescere e a diventare una futura, perché no, scrittrice. Quindi consigliato a tutti Campari a colazione di Sara Crowe, pubblicato proprio in questa settimana dall'Arlecchin Mondadori, che ringrazio per avermi dato la possibilità di leggere in anteprima questo romanzo che senz'altro mi sento di consigliare a tutti. Trovate le informazioni e anche il blog tour all'interno del blog Wonderful Monster, blog tour per chi non fosse addentro a queste terminologie. Ricordo che per presentare un romanzo in maniera più approfondita spesso vengono organizzate delle tappe che fanno parte di questo romanzo all'interno di diversi siti, ognuno dei quali tratta argomenti particolari ed è possibile partecipare a questo tour leggendo i vari articoli e partecipando a un contest con il quale poi ci sarà il premio finale e la possibilità di ricevere un romanzo in regalo. Quindi vi consiglio di andare su Wonderful Monster, dove è spiegato tutto nel dettaglio come partecipare e come fare a vincere una copia di colazione di Campari a colazione di Sara Crowe, pubblicato dalla Harlequin Mondadori. Ora per noi una piccola pausa, ma torniamo tra poco e parliamo ancora di libri. This is an international emergency message.